Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con speciali elezioni politiche 2022. Anche questa trasmissione è dedicata al proporzionale per la Camera dei Deputati in Abruzzo. Sono ospiti due dei capolista delle rispettive liste presentate nella nostra regione, che ambiscono appunto a entrare nel nuovo Parlamento. Vi ricordo, e questo lo dirò sia all'inizio che alla fine di tutte le tribune elettorali, che nonostante ci siano i nomi dei candidati sulle liste, l'importante è mettere la croce sui simboli. Si voterà così sia per il proporzionale che per l'uninominale. È talmente difficile poi spiegare tutto il meccanismo, però è molto semplice invece votare, al di là delle spiegazioni. Basta mettere la croce sul simbolo, non bisogna barrare i nomi, non bisogna scrivere nient'altro sulla scheda. E questo, insomma, al di là di un sistema elettorale che può essere in qualche modo variamente commentato o contestato, insomma, almeno questa è la cosa più semplice, che va ripetuta sempre anche alle persone che vi dovessero chiedere. Allora, cominciamo a parlare di elezioni del 25 settembre con i due candidati. Io saluto e ringrazio, sono Maurizio Acerbo della lista Unione Popolare, buonasera. Buonasera. E Daniela Torto del Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. Allora, sono due esponenti appunto che rappresentano una lista, ma nel caso di Daniela Torto c'è il Movimento 5 Stelle, nel caso di Unione Popolare, dal quale inizio con la prima domanda, solito meccanismo, 2 minuti e mezzo, voi sentirete un cicalino, ma potrete continuare il vostro ragionamento. Unione Popolare, Maurizio Acerbo, lei è segretario nazionale di Rifondazione Comunista, però è una specie di coalizione che poi sta dentro un'unica lista. Ci parli un po' anche dei soggetti che partecipano a questa sfida con De Magistris, candidato premier. Beh, Unione Popolare nasce dall'idea che bisogna unire in Italia la sinistra coerente, quindi che alternativa al Partito Democratico. Il fronte pacifista, l'ambientalismo, è una sinistra che sia a favore dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. È un progetto che è nato per andare oltre le elezioni e costruire uno spazio unitario a sinistra. Abbiamo proposto a Luigi De Magistris di svolgere il ruolo che assegna la legge di rappresentanza di questa convergenza, perché a Napoli per due volte noi abbiamo vinto le elezioni in alternativa alla destra, al PD, al centro-sinistra, se si può chiamare centrosinistra, e anche allo stesso Movimento 5 Stelle, che si è alleato con tutti, diciamo, con tutto il peggio della vecchia politica, ma non si è alleato con noi e quindi ha scelto di stare da un'altra parte, ma lo si è visto anche in Parlamento. Napoli è l'unica città dove l'acqua è stata ripubblicizzata, il referendum attuato, c'è cioè un'azienda di diritto pubblico come voleva il referendum del 2011, tradito da tutte le forze politiche, anche una città in cui non si è privatizzato i servizi, anzi sono stati reinternalizzati, e non si è proceduto alla dismissione del patrimonio pubblico. E quindi ci sembrava un luogo simbolo per dimostrare che è possibile, con tutte le difficoltà che ci sono in questa fase storica, fare una politica diversa da quella che ha contraddistinto gli schieramenti che hanno governato l'Italia in questi anni. Il nostro principale punto di partenza è quello di dire no alla guerra e no alle sanzioni. L'Italia purtroppo si è accodata alla NATO e agli Stati Uniti, con Draghi che ha assunto, e anche il Partito Democratico, le posizioni più forsennatamente guerrafondaie, e che continua su questa strada. Gli effetti li stiamo pagando noi e li pagano i popoli che la guerra la vivono più direttamente. Noi pensiamo che sia stata completamente sbagliata la scelta di tutte le forze politiche, dal Movimento 5 Stelle fino alla destra di Giorgia Meloni, di votare l'invio delle armi in Ucraina. L'Italia ha l'articolo 11 della Costituzione che ripudia la guerra, non è stato rispettato da questi partiti.
Allora, di guerra parleremo ovviamente nelle domande più specifiche. Daniela Torto, noi giornalisti diciamo, lei farà tutti gli scongiuri, usiamo questo termine eleggibile per parlare di alcuni candidati che però sono nelle posizioni di testa delle rispettive liste, come quella del Movimento 5 Stelle alla Camera in Abruzzo, che, vorrei che lo ricordasse, è stata decisa attraverso le parlamentarie, quindi una consultazione interna a cui il Movimento 5 Stelle ha fatto ricorso già in passato. Intanto, appunto, come è nata questa lista nella nostra regione, anche a seguito di una scissione interna che ha caratterizzato proprio i giorni e settimane immediatamente precedenti, Torto? Sì, abbiamo appunto scelto tramite le parlamentarie i nostri rappresentanti. Gli iscritti hanno avuto modo di preferire qualcuno piuttosto che a qualcun altro e questo rappresenta un po' quello che è il nostro pensiero di legge elettorale, che in realtà oggi resta quella del Rosatellum, una legge elettorale imbarazzante, creata da Renzi e da Rosato per evitare che il Movimento 5 Stelle andasse al governo, e avallata da tanti. Noi in questa legislatura, soprattutto nelle commissioni parlamentari, abbiamo portato avanti una proposta di legge elettorale alternativa che appunto si fondasse sulle preferenze, ma è evidente che insomma questo non è stato accettato, non è stato portato avanti. Di contro il Movimento 5 Stelle si è mosso con la propria base, con i propri iscritti, per scegliere il proprio rappresentante sul territorio. E questo è stato un buon esercizio di democrazia che ovviamente ci ha contraddistinti da sempre. Sulla questione delle alleanze abbiamo deciso di proporci a guida del presidente Conte, che riteniamo una delle figure più specchiate, più equilibrate e competenti che può portare avanti questa campagna elettorale e che ha già dimostrato di saper portare gli italiani fuori da uno dei momenti più bui della nostra storia, e faccio riferimento soprattutto agli anni di pandemia. Ecco, una dimostrazione già data sui tavoli in Europa e che sulla quale noi continuiamo ad avere fiducia e credo che tanti, soprattutto abruzzesi, daranno e rinnoveranno la loro fiducia al Movimento 5 Stelle e al Presidente Conte. Lo abbiamo visto nelle piazze, lo abbiamo visto a Chieti, dove è stato accolto con grande entusiasmo, e questo non può che rincuorarci e farci ben sperare. Allora, il tema della guerra è stato già introdotto, voi parlate ad un elettorato direi più o meno contendibile proprio tra Unione Popolare e Movimento 5 Stelle. Ecco, allora io vorrei che nella mia domanda rispondiate in maniera chiara ad alcune opzioni su cui questa campagna elettorale è articolata e su cui ho sentito anche nei giorni precedenti anche formazioni di sinistra molto estreme nelle scelte che loro propongono agli elettori. Stare o uscire dalla NATO, stare o uscire dall'Europa, soprattutto se si fa dei passi indietro rispetto all'Unione Europea, che fine farà il PNRR già avviato? Acerbo. La NATO è un'organizzazione militare aggressiva che va superata. Era la posizione del Partito Comunista ai tempi di Enrico Berlinguer, che si batteva per il disarmo, ed è sempre stata quella tradizionale della sinistra italiana. Oggi è un'organizzazione molto pericolosa, nel summit di Madrid si è deciso che non solo facciamo una guerra alla Russia, ma la faremo anche alla Cina, ed è per questo che, nonostante la NATO abbia già 18 volte la spesa militare della Russia, abbiamo deciso di raddoppiarla. Questo significa che il nostro paese spenderà 104 milioni di euro al giorno di spese militari. Noi pensiamo che bisogna recuperare le tradizioni nel nostro paese di mediazione, e ci sembra assurdo che la mediazione la faccia Erdogan, che è uno rispetto al quale Putin è un gentiluomo, e non la faccia la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda l'elettorato, io mi rivolgo innanzitutto all'elettorato di sinistra e di centrosinistra, che per tanti anni ha condiviso con noi i valori della pace, che come noi sosteneva
Gino Strada, Emergency, i movimenti pacifisti, e che adesso da Letta è stato arruolato a una posizione assolutamente estremista. Faccio un esempio: l'Italia con il governo Prodi era per la neutralità dell'Ucraina contro l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, invece ci siamo schierati prima dello scoppio della guerra con gli Stati Uniti su una posizione che non poteva che portare a un'ulteriore escalation, come si è visto e come sarebbe accaduto se analoghe scelte le avesse fatte il Messico o un altro paese confinante con gli Stati Uniti. Purtroppo anche qui votano tutti insieme perché sono tutti allineati con Washington, viene la nostalgia dell'Italia della Prima Repubblica in cui i nostri governi erano capaci di dire no agli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Unione Europea, noi abbiamo votato contro tutti i trattati europei perché siamo europeisti e quindi riteniamo che questi trattati, che hanno portato ai tagli della spesa sociale, alla precarizzazione del lavoro e a tutto ciò che alle privatizzazioni, siano sbagliati e contrastino con la nostra Costituzione. Quindi bisogna dentro l'Unione Europea fare una battaglia per cambiare regole del gioco. La posizione che ha avuto Mélenchon, che ha in Spagna Unidos Podemos e che hanno le forze di sinistra e tutta Europa. Daniela Torto. Sì, allora, la posizione del Movimento 5 Stelle in merito alla guerra e quindi anche alla NATO non è mai cambiata. È chiaro che il ruolo dell'Italia, cioè sarebbe dovuta essere più centrale e sicuramente siamo d'accordo sul ruolo da protagonista dell'Italia. E lo abbiamo ribadito al Presidente, al Premier Draghi, glielo abbiamo chiesto più volte, non di andare in Europa a proporre la pace, ma di andare in Europa a imporre la pace. Ecco, lo abbiamo chiesto a gran voce, lo abbiamo chiesto quando è stato deciso di investire 14 miliardi per la corsa agli armamenti, ci siamo opposti, le nostre obiezioni ovviamente sono cadute e sono rimaste inascoltate, ma il concetto verso cui volevamo andare incontro è proprio quello di evitare che guerra chiami guerra, anche perché pensare che questa guerra possa terminare con la vittoria di una delle due parti e sinceramente ecco, come inseguire una chimera, perché non sarà così. L'unica via di uscita sarebbe il negoziato di pace che nel dibattito politico purtroppo sta venendo sempre meno, è una di quelle parole che insieme a pace, a diplomazia, ecco, restano purtroppo soltanto parole. Questa è la posizione portata avanti dal Movimento 5 Stelle ed è anche chiaro che in un contesto del genere una politica seria si allineerebbe, ecco, allo stop della corsa alle armi, ma non soltanto in Ucraina, in generale anche facendo riferimento, come diceva prima Acerbo, su quella che è la Costituzione, su quella che ci vede una Repubblica Italiana che ripudia la guerra. Strettamente legato al tema della guerra, o forse non del tutto, è quello della crisi energetica, del lievitare dei costi del gas. Allora, anche qui vi chiedo delle risposte chiare, anche rispetto a quello che si sta animando, ad esempio, come dibattito interno al centrodestra tra la posizione di Salvini e quella degli altri alleati. Voi pensate che vadano revocate le sanzioni alla Russia per avere un attimo di respiro rispetto alla stretta delle bollette e soprattutto arrivati in Parlamento ormai tra un paio di settimane, poco più, quali misure vanno immediatamente prese per salvare l'autunno, l'inverno delle imprese e delle famiglie italiane sul fronte energetico? Acerbo ancora. Innanzitutto mi preme precisare che il primo Presidente del Consiglio che ha detto sì alla richiesta degli Stati Uniti di aumentare le spese militari al 2% del PIL è stato Conte, e che il Movimento 5 Stelle, compresa, credo, non so se fosse assente quel giorno, la cui presente, ha votato a favore dell'invio delle armi in Ucraina. Solo quando i sondaggi hanno indicato che più di metà degli italiani era contrario a questa scelta,
c'è stato un ravvedimento, spero, operoso, però finora l'allineamento con gli Stati Uniti, persino con Trump, è stato totale dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, lo è stato anche rispetto all'Unione Europea. Loro facevano campagne addirittura basta euro e poi hanno sostenuto Mario Draghi e soprattutto un allineamento che è scritto anche nel loro programma, l'euroatlantismo. Per quanto ci riguarda, le bollette aumentano per due motivi. Il primo è la privatizzazione e liberalizzazione del settore energetico decisa da questa Europa e decisa in Italia dai governi centrodestra e di centrosinistra. Posso dire che solo noi di Rifondazione, che oggi ci presentiamo con l'Unione Popolare con De Magistris, ci opponemmo. E questo consente la speculazione che è cominciata prima della guerra. A luglio scorso voi mi avete intervistato e spiegavo che c'era un aumento che derivava dalla speculazione. Adesso tutti si accorgono di questa cosa e ci propongono di fare cose che avrebbero dovuto fare un anno fa, perché un anno fa era già cominciata la speculazione, ma nessuno è voluto intervenire nell'area di governo in maniera seria, quindi hanno consentito di accumulare straprofitti, cioè speculare sulle nostre bollette. Bisogna tassare al 90-100% gli extraprofitti. Bisogna rinazionalizzare il settore energetico e sì, poi bisogna smetterla con le sanzioni. L'Italia deve rompere il fronte della guerra. Io sono sicuro che si unirebbe immediatamente la Germania, metà dei parlamentari del Partito Socialdemocratico Tedesco che al governo si è dichiarata per la fine delle sanzioni. È ora di riprendere la strada della trattativa, perché gli Stati Uniti vogliono trasformare l'Ucraina in un nuovo Afghanistan. Questa sarebbe una tragedia per il popolo ucraino in termini di vite umane, anche per i russi, ma sarebbe una tragedia per l'economia italiana ed europea. Noi dobbiamo lavorare per la pace e la cooperazione dei popoli. Daniela Torto, sempre su questo tema. Allora, sulle sanzioni no, non siamo per la revoca come Salvini, come anche Acerbo oggi ci manifesta, ma in realtà... No, ma anche Salvini non lo fa. Noi siamo assolutamente convinti che di certo le sanzioni non sono la soluzione a questa situazione, a questa crisi internazionale, ma non è detto che siccome non funzionano allora le revochiamo. Ora ci sono e vanno portate avanti, ma la soluzione va cercata oltre le sanzioni. È chiaro che il tema caro bollette e energia è un tema sul quale ci siamo battuti da sempre. Abbiamo portato la soluzione vedendo il problema da un altro punto di vista, ovvero non la ricerca affannata di un continuo approvvigionamento di energia che si basa su risorse fossili e quindi destinate a finire, ma si basa sullo sfruttamento di quella che è l'energia rinnovabile. E in primis metto avanti una misura anche di agevolazione fiscale che abbiamo portato a compimento in questa legislatura, e che è il super bonus, che è l'unica misura che permetterebbe ad ogni famiglia italiana di togliersi di dosso un po' lo spavento di questa corsa all'approvvigionamento di energia e di rendersi indipendente dal punto di vista energetico. E penso ai pannelli fotovoltaici, che risolverebbero il problema di ogni singola famiglia e anche di ogni singola impresa. Ecco, in questi termini affronterei il problema energia. Oltre a questo, abbiamo battuto i pugni su quel tavolo con Mario Draghi, grazie al presidente Conte, che tra i 9 punti ricordava e chiedeva la tassazione degli extra profitti, una tassazione che è stata fatta, ma in realtà avendo creato questa norma in maniera errata si è recuperato soltanto 1 milione sui 9 che potevano essere, ecco, recuperati e utilizzati in altro modo. E abbiamo chiesto uno scostamento di bilancio. Durante la legislatura tutto questo è stato rimandato al mittente. Oggi in campagna elettorale scopriamo che anche gli altri partiti si allineano, che anche gli altri partiti chiedono uno scostamento di bilancio, notizia di qualche giorno fa anche da parte di Salvini, e potevano farlo prima.
Allora, su questo vi faccio un'altra domanda supplementare perché vi so molto sensibile e anche competenti sull'argomento, essendo abruzzesi, appunto avendo vissuto le battaglie di questi ultimi anni. Siamo di fronte a uno scenario nel quale è difficile far passare un messaggio diverso da quello ci serve il gas a tutti i costi. In Abruzzo è stata fatta una battaglia per far chiudere Ombrina Mare, per esempio, c'è stato un arbitrato internazionale che ha condannato il governo italiano a risarcire la società multinazionale che aveva quei diritti sul pozzo fatto chiudere. Si parla tanto di rigassificatori di Piombino, di Ravenna, ma anche ad Ortona c'era un progetto più o meno analogo presentato da Walter Tosto che le popolazioni, i cittadini, i movimenti hanno rigettato anni fa. Ecco, vi chiedo se da parlamentari nel nuovo Parlamento, voi pensate che queste battaglie siano ancora da portare avanti, le rivendicate, le tenete, insomma, le ritenete comunque valide anche se poi insomma, ci sono stati danni relativi sia all'approvvigionamento energetico sia rispetto a, in questo caso, contenziosi giudiziari. Ecco, su questo volevo sentire la vostra opinione anche come rappresentanti dei cittadini abruzzesi, anche di quelle battaglie che avete intrapreso. In questo caso iniziamo a invertire l'ordine delle risposte, le prossime tre domande risponde per prima Daniela Torto. Sì, allora no, lo faccio con piacere anche perché sullo stoccaggio proprio che si citava ad Ortona sono stata io insieme alla collega Grippo a portare avanti un'interrogazione parlamentare che poi ci ha dato ragione, come ha dato ragione a tutti i cittadini ortonesi e i comitati che si sono opposti in questi anni a questa soluzione. Io lo ribadisco, il concetto è sempre lo stesso: se andiamo alla ricerca di energia è destinata ad esaurirsi, ogni volta troveremo una soluzione temporanea, una toppa, che non è la soluzione al problema. Il problema va risolto a monte e bisogna puntare sull'indipendenza energetica. E mi rivolgo anche a tutti coloro che in questi giorni di campagna elettorale ci parlano di centrali nucleari come la soluzione, come manna dal cielo. Ecco, io chiederei a questi signori dove le faranno queste centrali, come le faranno, in quanto tempo, con quali fondi e soprattutto dove andranno poi a dislocare i depositi di scorie. Io sono sicura che queste risposte non arriveranno mai, anche perché non sono la soluzione del problema. E in termini ambientali, ecco, penso che abbiamo sostenuto diverse battaglie insieme anche sul territorio abruzzese col Maurizio Acerbo, per cui credo siamo in linea su questo e siamo a tutela anche di quella che è la vocazione della nostra regione, che la ricordo è una vocazione abbastanza agricola e quindi si avvicina molto al tema della tutela dell'ambiente. Acerbo. Ma mi pare chiara una cosa, che questa storia delle sanzioni conviene solo agli Stati Uniti d'America, perché noi acquisteremo il gas liquido dalle multinazionali americane pagandolo 7-8 volte quello che ci costa il gas russo. Ora, una cosa è fare dei sacrifici per fare la transizione ecologica e fermare l'alterazione del clima, che è una catastrofe per il pianeta. Altra cosa è farla per fare i sacrifici per fare la guerra. Quindi bisogna fermare questa follia. Ricordo che purtroppo tutti i partiti, compreso il Movimento 5 Stelle, sono nel governo Draghi e hanno deciso di dare il via ai rigassificatori, una scelta che noi avevamo già bloccato in passato su scala nazionale, proprio perché è assolutamente non conveniente. Tra l'altro, proprio dall'Abruzzo partì una campagna che abbiamo fatto per anni contro il fracking, che abbiamo vietato in Europa, e il gas liquido che ci arriva dagli Stati Uniti viene estratto proprio attraverso una procedura così impattante come questa. Chi racconta che dobbiamo fare le centrali nucleari è un ciarlatano, notoriamente come Salvini, Calenda
perché nella emergenza immediata praticamente parliamo del nulla, parlano anche di un nucleare pulito che per ora non esiste, e quello che bisognerebbe fare invece, oltre che fermare la guerra, e si può fare, l'Italia lo può decidere, un paese sovrano, nessun trattato ci impone di stare dentro questa follia bellicista, e potremmo, essendo il paese che ospita anche la Santa Sede del Papa, essere il paese che fa un discorso di pace e acquista di nuovo centralità nel mondo per qualcosa di positivo, noi dobbiamo continuare con le energie rinnovabili, si può fare molto di più. In questi anni la lobby dei fossili ha boicottato le fonti rinnovabili con un atteggiamento di miopia. Per quanto riguarda il fatto che dobbiamo pagare il contenzioso, questo deriva dal fatto che il governo Berlusconi e poi il centro-sinistra hanno firmato un trattato internazionale folle a favore delle multinazionali. Dopo le proteste contro la petrolizzazione che hanno avuto nel nostro movimento abruzzese il cuore, l'Italia, il governo italiano è uscito nel 2017 da quel trattato. Questa è stata una vittoria come il no a Umbrina, perché tutti hanno dovuto ammettere che era stata una follia. Soltanto le firme messe da Berlusconi le paghiamo adesso e ci costano 190 milioni. Resto sui temi dell'Abruzzo e resto, appunto, approfittando del fatto che voi ve ne siete occupati anche negli ultimi tempi, per capire se nel nuovo Parlamento sarete da quale parte quando si discuterà di infrastrutture di mobilità nella nostra regione. È aperta questa partita sul raddoppio della Pescara-Roma ferroviario, si apre una partita nuova sui due bypass ferroviari che riguarderanno la provincia di Teramo e proprio la zona di Ortona, e è aperta la questione ciclopica della gestione delle autostrade e anche la 14 tra poco, con i cantieri che riapriranno, rimetteranno a nudo la nostra fragilità da questo punto di vista. Ecco, voi sarete parlamentari nimby arrivando a Roma. Daniela Torto. Allora, io da parlamentare uscente posso anche riportare quella che è già la mia posizione in merito al raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. È chiaro che si tratta di un'opera necessaria, di un'opera che sarà un volano anche per l'economia abruzzese, ma allo stesso tempo non deve essere vissuta come un trauma per i cittadini che ne usufruiranno, e mi riferisco in modo particolare a tutti quei comuni che hanno già lamentato un percorso del tracciato che in realtà va a deturpare i centri urbani, e questo non deve avvenire. Quindi la mia posizione sarà e resterà quella di appoggiare sindaci e cittadini che vogliono ovviamente un'opera funzionale. Per essere funzionale deve essere anche in armonia con il territorio che la ospita. Per quanto riguarda invece le concessioni autostradali, benissimo la revoca della concessione, però con un'osservazione: se la concessione viene revocata vuol dire che la concessione data risulta un fallimento, perché altrimenti non si avrebbe motivo di revocarla. Allora, quando lo Stato crea un'opera pubblica e l'affida ad un privato, quel privato è evidente che se riceve la revoca non ha portato a termine quel lavoro di manutenzione che gli era stato affidato. Ecco, in quest'ottica è questo il punto sul quale si dovrà ragionare. E mi permetta di fare un inciso: dimentichiamo un'infrastruttura essenziale, importantissima per l'Abruzzo, che è quella della rete idrica, una rete che ormai è un colabrodo e nessuna giunta si è preoccupata di metterci le mani per ristrutturarla. Oggi abbiamo i fondi del PNRR, che lo ricordo, di cui godiamo grazie ai pugni battuti in Europa dal presidente Giuseppe Conte, li abbiamo anche in Abruzzo questi soldi. Ecco, adesso gli enti preposti che li utilizzassero per far funzionare bene la rete idrica, che, lo ricordo, in questo periodo di stagione estiva con la siccità crea davvero tanti problemi non soltanto ai cittadini ma anche ai nostri agricoltori. Acerno. Ma innanzitutto le opere si fanno quando servono. Per anni purtroppo la spesa pubblica per le grandi opere
è stato strumento di saccheggio, e più è accaduto uno scandalo che solo noi abbiamo denunciato. Ricordo che come per l'energia, anche per le autostrade, solo noi di Rifondazione Comunista ci siamo opposti alla privatizzazione, che è stata un fallimento, un furto ai danni delle cittadine e dei cittadini. Siamo stati tartassati con i pedaggi, e dopodiché dai Benetton fino alla strada dei parchi non è stata fatta l'opera di manutenzione e ci ritroviamo delle infrastrutture ammalorate. Per questo innanzitutto lancio un appello: non votate per i partiti dalla destra fino al Partito Democratico, che hanno sostenuto il gruppo Toto in tutti questi anni, perché hanno una enorme responsabilità. Voglio ricordare che siamo stati noi dei movimenti a far emergere una situazione che era la palissiana, perché bastava passare sotto i viadotti per rendersi conto dell'emergenza che c'era in Abruzzo. Voglio ricordare che queste forze politiche, purtroppo dico ahimè anche il Movimento 5 Stelle, sono state protagoniste di un mega regalo, quello ai Benetton e agli azionisti di Atlantia, perché anche autostrade ricadono sull'Abruzzo, che nonostante gli inadempimenti che hanno portato a una strage con 43 morti a Genova, al posto di riprenderci la concessione, gli abbiamo pagati 9,5 miliardi di euro. Non abbiamo i soldi per gli ospedali, per la sanità, per tante cose che servono, ma abbiamo regalato quasi 10 miliardi a gente che già si è arricchita per anni grazie a privatizzazione. Le opere vanno fatte con la partecipazione dei cittadini, per vedere tutti i problemi che vi sono nel realizzarvele quando servono, evitando invece di fare il partito della lobby del cemento. Mi dispiace che questa campagna elettorale non riesco mai a incrociare in uno studio Luciano D'Alfonso, spero che entro il 25 settembre ci riuscirà, perché purtroppo abbiamo una storia nefasta da questo punto di vista nel nostro territorio. Da ultimo vorrei segnalare che però noi dovremmo fare interventi per risolvere le questioni quotidiane, a partire dagli acquedotti, ripubblicizzando la rete e finanziando finalmente un sistema idrico che sia all'altezza della situazione, perché anche l'acqua è diventata una risorsa scarsa persino in Abruzzo. Si profila un autunno, e questo non è davvero difficile prevederlo, molto difficile per chi è già in difficoltà. Parliamo delle aziende, ma parliamo anche delle famiglie. Si è aperto tutto un ragionamento in questa campagna elettorale circa la revisione del reddito di cittadinanza rispetto a una riforma fiscale, tra le proposte di flat tax più o meno insomma, timide oppure più insomma, esplicite. Dal vostro punto di vista, agire sulla leva fiscale e sulla leva sociale, le priorità nel prossimo Parlamento, Daniela Torto? Allora, sicuramente portare avanti la misura del reddito di cittadinanza l'abbiamo difesa, noi abbiamo anche pagato diciamo un prezzo, visto che Maurizio Acerbo ricorda sempre che in questa legislatura il Movimento 5 Stelle si è trovato a mediare ogni volta su più temi. Però un conto è poi parlare e dare voce ai programmi, un conto è poi doverli realizzare, quindi stare in Parlamento e mettere le mani in pasta. Ecco, io vorrei ricordarlo del nostro programma per cui siamo stati eletti nel 2018, abbiamo realizzato almeno l'80% di quel programma. I cittadini ricordano benissimo che quello che abbiamo detto lo abbiamo fatto, e uno tra questi punti è proprio il reddito di cittadinanza, che durante il periodo della pandemia ha contribuito a salvare 1 milione di poveri. E questo non lo dice Daniela, non lo dice il Movimento, lo dicono i dati Istat. E a questo abbiamo aggiunto il discorso sul salario minimo, ecco, un discorso sul quale altri partiti, anche il Partito Democratico, sta cercando un po' di tenerci in campana, di prenderci in giro. Ma io ho letto la proposta del ministro Orlando, parliamo di un aiuto blando ad una fetta della popolazione più in difficoltà, parliamo di 700.000 lavoratori
con uno stipendio da fame, si andrebbe ad aiutare quelli e si ignorerebbe l'altro 3 milioni e mezzo di lavoratori che continuano ad essere pagati a 3, 4, 5 euro l'ora. Il centrodestra non si preoccupa minimamente di questo tema perché evidentemente per loro la dignità di un lavoratore viene rispettata anche con questi stipendi da fame. Calenda, che scopre oggi in campagna elettorale il significato di salario minimo, ed evidentemente Renzi lo avrà istruito in queste settimane, e il Movimento 5 Stelle è l'unico che porta la proposta di un salario minimo legale a 9 euro l'ora, e lo fa assieme al reddito di cittadinanza per restituire dignità alla persona, ecco, e al lavoratore ovviamente. Acerbo. Beh, noi siamo sempre stati a favore del reddito di cittadinanza, io sono stato anche uno dei proponenti di una legge nazionale di iniziativa popolare oramai molti anni fa, e anche del salario minimo che noi proponiamo a 10 euro l'ora. Noi pensiamo che nessuno debba lavorare per meno di 1600 euro al mese. L'Italia è l'unico paese in Europa dove i salari sono diminuiti nell'ultimo trentennio. Il reddito di cittadinanza va esteso, non ridotto. Il nostro problema in Italia è l'eccesso di povertà e di gente che fa troppi lavori precari, che vanno evitati, e quindi va abolito il Jobs Act e tutte le altre leggi che hanno precarizzato il lavoro. Quando sono stato ricoverato per il Covid, ad assistermi erano infermieri e OS interinali, o meglio somministrati, poi mandati a casa senza neanche un licenziamento, perché non avevano neanche un vero e proprio contratto alla fine della pandemia. Non è questo un futuro per il paese. Noi abbiamo bisogno che sia riaffermato il valore della Costituzione: chi lavora deve avere un salario dignitoso che consenta di vivere, e dobbiamo fare in modo che i soldi tornino sul territorio, perché questa idea che più facciamo ricchi miliardari e meglio è una follia, perché i soldi dei miliardari finiscono nei paradisi fiscali e nelle speculazioni di borsa. I soldi che stanno sul territorio tornano sul territorio. È per questo che io penso che c'è un comune interesse della piccola impresa radicata sul territorio e dei lavoratori e delle lavoratrici ad avere maggiore giustizia sociale, perché si produce un modello di economia reale, solidale, che è quello che propone la nostra Costituzione. Invece in questi anni tutti i partiti hanno lavorato per la precarizzazione del lavoro. Quanto al Partito Democratico, come Forza Italia e la destra, la Meloni, poi peggio ancora, sostenuto posizioni che sono assolutamente contrari agli interessi della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche sul salario minimo fanno una proposta omeopatica che non risolve assolutamente niente. Ricordo che, come per il reddito, anche il salario minimo c'è in tutti i paesi europei, è una misura indispensabile che dà una possibilità poi di chiedere di guadagnare di più. Invece io ricordo che in Italia ci sono dei minimi contrattuali in alcuni settori in cui si prendono 3-4 euro a ora di stipendio, e questo è troppo poco per campare. Mi ha fatto piacere il riferimento al Covid, perché stavo facendo proprio una domanda su questo aspetto, ripartendo adesso, invertendo il giro proprio da Acerbo. Faceva riferimento alla sua esperienza personale. Io ricordo anche una litigata radiofonica con Cruciani proprio su questo tema, a fronte di un certo negazionismo che però, Acerbo, coinvolge anche la sinistra. È forte la tentazione in questa sfida elettorale anche di formazioni che si contendono anche l'elettorato di sinistra, di puntare sull'onda Novax, sull'onda di libertà che vengono negate attraverso le misure che sono state adottate per il contenimento della pandemia. Su questo voi avete una posizione chiara e univoca all'interno di Unione Popolare? Ma la nostra posizione è piuttosto chiara: la tutela della salute pubblica è un principio assoluto. Per questo io ritengo che, per esempio, non si parla per nulla della strage di Stato che c'è stata in Italia, con la responsabilità della giunta della Lombardia, quindi di tutta la destra, e del governo Conte Speranza. In Italia all'inizio della pandemia era limitato il contagio a una provincia, quella di Bergamo, dove c'è il più grande distretto industriale del paese. Poteva essere fermato il contagio
arrestato facendo la zona rossa richiesta dall'Istituto Superiore di Sanità. Però c'è un'indagine su questo, un'indagine magistratura. Ci sono fatti politici che già sono acclarati, le indagini riguardano le responsabilità penali, ma i fatti politici sono acclarati. Certo. Confindustria cominciò a battere pugni e disse: no, non si possono chiudere le fabbriche, ci hanno chiuso nei bar, ci hanno chiuso a casa, però lì no, Confindustria ha detto no. La giunta della Lombardia ha detto non sia mai che noi andiamo contro Confindustria. Il governo Conte, Speranza, PD e Movimento 5 Stelle si è allineato, i militari che erano partiti sono tornati a casa. Ecco, io la chiamo strage di Stato, omicidi bianchi, perché quelle morti erano evitabili. Così come noi mettiamo in luce un'altra cosa, i vaccini dovrebbero essere un bene comune. Invece il nostro governo, insieme all'Unione Europea e a Ursula von der Leyen, pessima presidente votata dal PD, dal Movimento 5 Stelle, come dalla destra, hanno deciso di garantire alle multinazionali del farmaco il monopolio. Questo fa sì che noi paghiamo i vaccini 20-30 volte quello che effettivamente costerebbero, nonostante la ricerca sia stata pagata con denaro pubblico, e soprattutto neghiamo l'accesso ai vaccini ai popoli del sud del mondo, e il risultato è che si sono continuate a produrre varianti. Noi avremmo voluto discutere di cose serie, come per esempio il taglio della sanità, perché l'impatto di morti che abbiamo avuto in Italia è derivato anche dai tagli che hanno colpito la nostra sanità e che hanno visto una responsabilità di Mario Draghi, che è l'autore della famosa lettera a nome della BCE, dei governi a partire da Berlusconi, Tremonti, dentro i quali c'era anche Giorgia Meloni, fino a Letta, che ha fatto il record di taglio della sanità, e poi continuando. Ricordo e concludo che dopo la pandemia i partiti che sostengono il governo Draghi hanno votato nel documento di programmazione che continueremo a tagliare la spesa sanitaria dopo la pandemia, nonostante quello che è accaduto, mentre aumentiamo le spese militari e si discute di assurdità come la flat tax. Daniele Torti, io proprio chiedo come affrontano questa campagna elettorale, anche alla luce delle cose che abbiamo appena sentito rispetto a Conte, avendo come leader un uomo, un Presidente del Consiglio, un Premier, che è stato, a seconda dei punti di vista, l'uomo che ha salvato l'Italia o l'uomo che l'ha chiusa, che ha limitato le libertà. Ecco, cosa concluderanno gli italiani a suo avviso rispetto al giudizio su questa esperienza, qui insomma è ancora abbastanza fresca, ma si può già trarre un bilancio? Ma guardi, può piacere o non piacere quello che è stato fatto durante il governo Conte 2, ma sicuramente in un momento in cui ci crollava il mondo addosso, perché la pandemia, io voglio ricordarlo, nessuno era in grado di gestirla. Avevamo attacchi continui e ricordo le urla di Giorgia Meloni, che quando si chiedeva di aprire lei era disponibile a chiudere, e quando si diceva di chiudere lei diceva di aprire. Salvini un giorno era per la chiusura, un giorno per il giorno dopo, le domeniche, per l'apertura. Insomma, i partiti avevano tantissima confusione, avevano creato, e in questo contesto si è cercato di seguire quella che era l'indicazione degli esperti. Perché io, guardi, io sono una musicista di professione, lei è un giornalista, Maurizio Cerbo non so cosa faccia nella vita, però ciascuno di noi ha le proprie competenze, e credo che la politica in quel caso abbia fatto bene ad allinearsi a quelli che erano i pareri degli esperti. Io non andrei mai in un ristorante gestito da un farmacista, e in quest'ottica ci si è mossi durante il Conte 2. Il piano di vaccinazione, che comunque ha cercato di limitare il danno della pandemia, io voglio ricordarlo, è stato poi messo a terra dal Premier Draghi, ma era già tutto pronto, già era tutto predisposto. Ecco, in quest'ottica, ripeto, può piacere o meno, ma Giuseppe Conte è stato l'unico che ha posto delle proposte e delle soluzioni in un momento di profondo smarrimento per tutti gli italiani. Siamo alle battute finali, il classico liturgico momento dell'appello conclusivo agli elettori. Siamo tutti spaventati, o qualcuno sarà anche contento, di questa percentuale del
40% di persone che ad oggi non hanno ancora deciso di andare a votare, probabilmente non lo faranno. Come convincerli? Ovviamente l'obiettivo di Unione Popolare è quello di entrare in Parlamento, innanzitutto di superare questa logica di una legge elettorale che vi costringe ad ottenere la soglia del 3%. Acerbo, perché andare a votare e scegliere Unione Popolare? Ma a me sembra che sia assolutamente giustificato il fatto che c'è un'alta astensione nel nostro paese, perché da anni si vota e ovunque voti poi si fanno politiche molto simili. Questo ha prodotto tra l'altro con un gigantesco trasformismo lo stesso Movimento 5 Stelle, che doveva fare la rivoluzione, poi parla con la lingua, diciamo, di una forza di centro, rispettabile, niente da contestare, ognuno... Lo stesso Conte, insomma, non sono i proclami e le urla di Grillo, si capisce più niente. In questa situazione io credo che le classi popolari e lavoratrici, chi ci tiene alla pace e all'ambiente, debba provare a fare l'investimento sul fatto che rinasca in Italia una sinistra che non c'è più da troppo tempo in Parlamento, che si batta per la pace, per i diritti di chi lavora, per la difesa dello Stato sociale a partire dalla sanità pubblica, perché tutti gli altri sono al servizio della sanità privata, anche in questa regione, da quando non ci siamo più noi in consiglio regionale, infatti del tema non si parla più assolutamente, e noi pensiamo di aver presentato un programma di alternativa che è molto simile a quello con cui in Francia l'Unione Popolare di Mélenchon ha raggiunto il 25% dei voti. Proviamoci anche in Italia a ricostruirla, la forza che non c'è. Credo che abbiamo testimoniato per anni una coerenza di cui c'è assolutamente bisogno, da De Magistris fino ai partiti come Rifondazione, che fanno parte di questa coalizione che vuole durare dopo le elezioni, perché noi non siamo gente che si inventa le elezioni e magari viene selezionata con 50 voti, siamo persone che sono sempre state socialmente, politicamente impegnate nei movimenti, nel sociale, nel pacifismo, nell'ecologia, nelle lotte per il lavoro e sindacali. Ecco, proviamo a riportare una sinistra degna di questo nome in Parlamento, sapendo che poi il grosso bisogna farlo nella società. Noi abbiamo vinto la lotta su Imbrino al Centroli, all'inizio eravamo pochissimi, tutte le forze politiche avevano detto sì, però c'era qualcuno che quella lotta la organizzò, la portò avanti e la portò anche dentro le istituzioni. Abbiamo bisogno di ritornare a fare politica pulita, una politica di sinistra. La lista del Movimento 5 Stelle ovviamente non ha bisogno di superare il 3%, perché insomma i sondaggi sono assolutamente, anzi in crescita in questi ultimi giorni, che sono anche gli ultimi nei quali possiamo parlare di sondaggi peraltro, però danno la coalizione di centrodestra in netto vantaggio. Allora io chiedo, soprattutto spiegherà Daniela Torto ai cittadini, agli elettori, a coloro che potrebbero scegliere il Movimento 5 Stelle, che uso farete di questi voti nel prossimo Parlamento? Dei loro voti nel prossimo Parlamento. Ma guardi, il Movimento 5 Stelle in realtà ha dimostrato di saper fare quello che promette, perché poi ecco, i programmi sono tutti belli, sono tutti a favore dell'ambiente, sono tutti a favore del precariato, dei lavoratori, però poi quando si è in Parlamento bisogna anche essere disponibili non soltanto a dare l'indirizzo politico, ma a saperlo realizzare, a saperlo mettere in campo, e purtroppo con questa legge elettorale bisogna saperlo fare incastrandosi ad altre forze, e lo abbiamo visto, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ne abbiamo anche pagato le spese in termini di consenso elettorale. Però direttore, io le dico una cosa, in questi giorni incontro tanti cittadini, soprattutto nei mercati dove stiamo cercando di entrare in diretto contatto con la gente, con la persona, e le persone non hanno bisogno tanto di parole e di comizi, ecco, le persone hanno bisogno che
del racconto dei fatti, di quello che è stato fatto. Io non so quanti partiti possano raccontare quello che è stato fatto, perché in questi 4 anni di legislatura tutte le proposte... In questi 4 anni di legislatura il Movimento 5 Stelle ha portato a casa tante misure che oggi ci vengono contestate, alcune invece vengono oggi in campagna elettorale, cioè se ne appropria la paternità, ma in realtà parlo di super bonus, che è stata una rivoluzione e il cui primo sabotatore è stato il Premier Draghi. Il Partito Democratico, che oggi è folgorato da questa fantomatica agenda Draghi, in realtà dimentica che quel super bonus oggi è in campo grazie alla tenacia e alla forza del Movimento 5 Stelle. Ecco, questo lo voglio ribadire, siamo guidati da una persona per bene, da una persona onesta che ha dimostrato tanto in pochissimo tempo, gli altri sono volti della politica trentennale che promettono, però poi di fatto non cambia mai nulla. Al Movimento 5 Stelle questo non può essere rimproverato. Io ho parlato con persone che si sono sentite vicine alla politica del Movimento 5 Stelle e sono fiduciosa. E guardi, sui sondaggi le dico anche che nel 2013 ci davano al 13% e poi siamo arrivati al 25%, nel 2018 al 25% e poi siamo arrivati al 33%. È evidente che quel 6% viene sempre ignorato dai sondaggisti, ma lo voglio ricordare. Sono milioni di elettori quelli dimenticati, quindi facciamo un appello accorato a loro. Benissimo, grazie a Daniela Torto, grazie a Maurizio Cerbo. Ricordo ancora, ripeto, che per votare alle politiche sia alla Camera che al Senato basta mettere la croce sul simbolo, nonostante ci siano i nomi già presenti sulle schede, non ci sono preferenze, va votato il simbolo. Grazie a tutti voi, buonanotte.